te la pace di Montecatini Terme, siamo qui al Trofeo Maestrelli 2016, una grande manifestazione sportiva, Easy News con le proprie telecamere è presente, vediamo le varie interviste. Fabrizio Giovannini, Montecatini, l'Hotel La Pace, per questo bellissimo Trofeo Maestrelli. Cosa ci racconti di bello, cosa si fa stasera qui all'Hotel La Pace a Montecatini? Allora, intanto siamo arrivati alla 35esima edizione, quindi siamo un po' anche navigati, però c'è sempre un po' di emozione, c'è sempre un po' di attesa, un po' di aspettativa. Si spera che sia una serata dove si parla di calcio, di sport, di fair play, dell'aspetto migliore del calcio, di quello più vero, di quello più genuino, anche perché il premio è intitolato a una persona come Tommaso Maestrelli che nel calcio ha portato dei valori importanti. Naturalmente personaggi di valore, ce ne puoi dire qualcuno in anteprima? Allora, l'elenco è lungo, direi che partirei da Di Francesco perché intanto il premio è intitolato al migliore allenatore, quindi quest'anno ha vinto come il migliore allenatore Di Francesco, come allenatore del settore giovanile Fabio Grosso della Juventus. Poi ci sono altri riconoscimenti speciali ad altri personaggi, si parte da Bernardeschi della Fiorentina, ad altri personaggi importanti come Cosentino, presidente della Federazione Lega Dilettanti. L'elenco è lungo, spero che la serata sia divertente per tutti. Sicuramente belle persone, bei personaggi, ma sicuramente c'è il valore del fair play, c'è il valore delle persone che scendono in campo e noi qui stasera siamo a premiarle. Certo. Tommaso Maestrelli è stata una persona che ha inciso molto a livello di immagine, di impatto per l'umanità che riusciva a trasmettere un po' a tutti. Quest'anno tra l'altro si celebra i 40 anni dalla sua morte e quindi dobbiamo essere all'altezza della situazione per onorarlo al meglio. La ringrazio di averci dedicato questi 5 minuti, veramente grazie di cuore. Prego, invece un ringraziamento a voi che siete venuti a farci compagnia. Siamo qui col direttore Giorgio Perinetti, bella serata a Montecatini, vero? Sì, ormai è tradizione, sia ritrovare vecchi amici, sia naturalmente parlare di calcio un po' con i vari detti lavori, ma soprattutto premiare persone che l'hanno sicuramente meritato, soprattutto anche che possono crescere ancora nell'ambito del nostro panorama calcistico nazionale e internazionale, quindi speriamo di portare anche fortuna come è successo a tante altre premiate di questa manifestazione. Siamo sotto Natale, siamo a metà campionato, quasi metà campionato, cosa ne pensa di questa Serie A? Ma eravamo tutti scontati allo strapotere della Juve, vediamo che insomma comunque qualche difficoltà la Juventus e la Roma sicuramente si sta ponendo come l'alternativa più seria, il Napoli sta ripresa, poi ci sono anche realtà con tanti giovani, il Milan, la Lazio che sta facendo anche bene, la Fiorentina un po' altalenante, ma insomma comunque spesso ha fatto vedere anche un buon gioco, quindi è sempre un campionato avvincente il nostro. Ci sono realtà come il Sassuolo di Francesco premiato stasera che sono richiamano molto ai giovani, speriamo che tante altre società prendano questo esempio. Sì, perché Di Francesco stasera verrà premiato come il migliore allenatore. Sì, ma lo merita per la sua serietà, le sue idee, ma soprattutto perché questo puntare su giovani italiani è sicuramente un esempio da seguire e credo che sia anche importante perché il nostro calcio è vitale, solo bisogna dare ai nostri giovani la possibilità di esprimersi, spesso ci dimentichiamo. La ringrazio di cuore. Siamo qui con Tito Stagno, una persona alla quale io veramente sono emozionata, lo dico con tutto il cuore. E mi viene da dirle, visto che lei ha fatto quella benedetta frase... Ha toccato. E quindi è stato veramente per noi un'emozione unica. No, ora, per te no. Siamo 47 anni fa, ragazzi. Però, noi ho 45, quindi guardi. Però le dico la verità. Eri un angioletto che volava molto più in su degli astronauti, con delle ali bianche, e poi sarebbe scesa sulla terra. Però le dico la verità, le sue parole tanto risuonano sempre in televisione, quindi per me è stato un onore ascoltare. Mi viene da farle una semplice domanda, sì. Ma che cosa fa oggi Tito Stagno? Adesso, approfittando del fatto che per 40 anni ho fatto il comunicatore, per 5 anni alla radio e per più, e 39 in TV, approfittando di questo fatto insegno comunicazione verbale. Cioè insegnare alla gente a parlare interessando, cioè fermando l'uditorio. Ora farsi ascoltare, farsi capire e interessare la gente sembra facile, ma non è una cosa.
bisogna imparare a parlare con semplicità, tenendo conto ogni volta dell'uditorio che hai di fronte. Tutti hanno diritto di capire, quindi parlare semplice, che è la cosa più difficile del mondo. Io la ringrazio di cuore, la lascio andare con i suoi ospiti, con la gente che la saluta, è stato per me un immenso onore. E tante grazie e tanti cari saluti ai tuoi telespettatori. Con Antonio Meazzini del Cenaia Calcio. Cenaia Calcio che gioca nell'Eccellenza. Sì, se ne facciamo il campionato di Eccellenza Toscana. Posso sapere a che punto della classifica siete? Siamo terzi, con una squadra giovane, con una società ambiziosa, però fino a un certo punto, perché insomma siamo tutti facciamo tutti parte di un paesino di 3.000 abitanti, quindi per noi l'Eccellenza è la Serie A. Volevo farti una domanda, se sei d'accordo col premio come miglior allenatore. Sì, anch'io sono 20 anni che faccio parte della commissione del trofeo Maestrelli e come tutti gli anni ci riuniamo per decidere qual è il miglior allenatore dell'anno. Effettivamente, insomma, è giusto averlo dato a Di Francesco, che sta facendo molto bene con il Sassuolo. Grazie mille, grazie. Qui adesso con Leonardo Marconcini, il responsabile del settore giovanile del Tutto Cuoio. Quindi una bella anche responsabilità, perché sei molto giovane. Sì, è una grossa responsabilità, soprattutto nei confronti dei ragazzi, anche della società, perché comunque abbiamo delle responsabilità per far crescere i ragazzi dal punto di vista sia educativo che sportivo. Senti, posso chiederti a che punto della classifica siete? La classifica, con la Beretti siamo primi, quindi siamo contenti, il risultato è ottimo. Anche con le altre due squadre stanno crescendo e le classifiche stanno migliorando settimana dopo settimana. Aspettiamo l'ultima partita del girone d'andata, che è domenica. Mi viene da farti una domanda, ma giovane come sei, ti danno retta? Cioè, nel senso, riesci ad ottenere il rispetto, tra virgolette, dai tuoi coetanei? Sì, a parte la mia giovane età, che comunque è molto vicina a loro, i ragazzi comunque hanno un grosso rispetto di me. Poi la mia figura, giustamente c'è il momento in cui posso ridere e scherzare, e è facile per l'età che ho anch'io con loro, ma c'è anche il momento in cui io poi devo richiamare l'attenzione e loro capiscano, e devo essere onesto, fino ad oggi non ho avuto mai di questi problemi. Ti faccio i miei complimenti, perché vedere un ragazzo giovane che ha un impegno così importante, insomma, è una bella cosa nel mondo di oggi, dove i ragazzi giovani si perdono, no? Tante volte in varie problematiche, quindi vederti così, insomma, mi fa un immenso piacere, complimenti. Qui adesso grazie. Con l'allenatore del Sassuolo Di Francesco, che naturalmente ha dato anche un ultimo colpo all'Empoli, oltre ad aver vinto questo bellissimo premio. Mi dispiace per gli amici empolesi, perché io sono cresciuto nell'Empoli, però il nostro lavoro fa parte, ci sono sconfitte e vittorie. Con l'Empoli ci siamo un po' divise negli ultimi anni. A noi è andata bene ieri, a loro un po' meno, magari il passivo è stato più pesante rispetto a quello che ha detto il campo. Senta, mi viene sinceramente da farle tantissime domande, ma una è forse quella che mi interessa di più. Cosa si prova oggi ad allenare delle squadre che stanno combattendo con i denti, veramente, perché quest'anno per la prima volta è un campionato abbastanza uniforme, no? Quindi anche le squadre di minore importanza, che l'anno scorso insomma avevano un ruolo meno importante, adesso stanno veramente lottando e facendo bella figura. Questo fa piacere. Noi l'anno scorso ci siamo trovati, siamo arrivati in Europa League, per noi è stato motivo di grande orgoglio. Quest'anno è un anno per noi un po' particolare, siamo partiti non benissimo tutte e due le competizioni, però devo dire che fa piacere vedere squadre come noi italiane, come tante altre squadre che si stanno mettendo in mostra, l'Atalanta, con tanti giovani interessanti. Io veramente le faccio i miei sentiti complimenti, un po' perché la stimo come persona e un po' perché stasera avrà un bellissimo premio, quindi insomma gli auguri vanno doppi, no? I complimenti sono doppi stasera. È gratificante ricevere questo premio, visto anche chi mi ha preceduto, perché sono orgoglioso di riceverlo in una terra dove sono cresciuto, perché ho passato la mia adolescenza. Complimenti veramente di cuore, grazie. Qui adesso col presidente della Pistoiese, Ferrari, che stasera ci può dire anche cosa ne pensa del fatto che l'allenatore del Sassuolo ha vinto il premio come miglior allenatore. Che cosa ne pensa? Ma è un fatto sicuramente positivo e poi un segnale importante. Questo sta a dimostrare che
anche società, allenatori che allenano società più piccole possano comunque ambire a successi prestigiosi, così come è capitato appunto a questo allenatore, quindi direi un fatto molto positivo. Ci può dire anche il Pistoia Calcio a che livelli di classifica è, com'è in classifica, insomma come si sta comportando questa squadra del Pistoia? Ma è, diciamo che siamo in una posizione circa di centro classifica e noi vorremmo assolutamente agganciare, entrare nelle prime 10 per poter partecipare ai playoff con questa novità di quest'anno. Ci contiamo molto, io credo che la squadra sia attrezzata per poterlo fare. Purtroppo al momento le cose non ci sono girate molto per il verso, siamo sicuramente, ci manca sicuramente qualche punto, anche ieri l'altro domenica siamo stati abbastanza direi sfortunati colpendo due pali e non riuscendo a vincere la partita. Comunque domani mattina siamo in partenza per Olbia, abbiamo la partita mercoledì e poi la prossima in casa domenica, speriamo di fare buoni risultati. Vi auguro tantissimo, in bocca al lupo grandissimo, e, insomma Olbia, la Sardegna, quindi attraversiamo questo mare, speriamo che vi porti fortuna. Ma speriamo, è una trasferta impegnativa, perché tra l'altro in questo momento non ci sono più nemmeno voli diretti da Pisa, comunque insomma ci siamo organizzati, l'importante è fare una buona gara. Per me è un immenso onore, complimenti, un grandissimo giovane che sta portando avanti questa Fiorentina. Grazie. Sì, sono contento, stiamo facendo una grande stagione secondo me, ieri sera è arrivata una grande vittoria e perciò siamo molto orgogliosi e soddisfatti. Io veramente, oltretutto da donna, quindi non profana diciamo del calcio, ti seguo e vedo con quanta passione hai preso questo ruolo di trascinatore della Fiorentina. Beh sì, io credo di metterci sempre il cuore, perciò ma così come me e tutta la squadra, perché comunque non ci arrendiamo mai nonostante i momenti difficili, le difficoltà che nel calcio ci sono, esistono, le dobbiamo accettare, però credo che la partita di ieri sera abbia dato una bella svolta sia a noi che a questo ambiente. Davvero complimenti di nuovo. Grazie. Il presidente del Cascina Calcio, che ci dice di bello, presidente? Ma che c'è da dire, una bellissima iniziativa alla quale non avevo mai partecipato, pian piano che andiamo su con le categorie vediamo sempre cose più belle, speriamo di continuare con questo trend che ci ha visto protagonisti prima a San Frediano, ora siamo a Cascina con un gruppo di amici veramente in gamba e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Senta, una domanda mi viene da fargliela con il cuore in mano, nel senso da donna, perché qui stasera c'è stato premiato una persona come miglior allenatore. Lei è d'accordo con il premio? Sono d'accordissimo, perché Eusebio Di Francesco ha fatto bene nel Sassuolo, è un grande uomo oltre che essere un grande allenatore, quindi hanno scelto benissimo. Tra l'altro è già stato protagonista di un premio cascinese che era il Pulcino d'Oro, che viene organizzato proprio di fronte a dove lavoro, dalla Misericordia di Cascina. Hanno scelto la persona giusta da premiare, senz'altro. E nella sua squadra c'è un Bernardeschi di turno? Sicuramente, ce ne sono diversi, sono dei giovani, noi puntiamo molto sui giovani, facciamo le categorie elite del campionato regionale e in più nella prima squadra ci sono dei ragazzini specialmente del 98 e del 97 che sono veramente in gamba. Non dico i nomi perché ho paura di dimenticarmene qualcuno, però domenica siamo stati protagonisti di una partita veramente bella, finita 2-2 con il Perignano nel girone C di prima categoria e proprio sono brillati i ragazzini. E l'allenatore avversario a fine partita ci ha detto: ma dove li avete trovati questi ragazzini? Il futuro è dei giovani. Io sono d'accordo con lei, poi si va a toccare le piccole frazioni, quindi ancora maggior lavoro, ancora maggior impegno. Sicuramente, perché noi siamo partiti da San Frediano, quando il San Frediano aveva 30 atleti, adesso siamo arrivati a averne 250 a San Frediano e 150 a Cascina e speriamo di migliorare ancora. Quindi il lavoro che facciamo noi è un lavoro legato al sociale principalmente, poi anche lo sport, a tutti ci piace vincere, però la vittoria vera è quando noi riusciamo
ad avere un gruppo di ragazzi che anziché stare al bar, dico al bar per non dire qualcosa di peggio, vengono al campo, trovano un ambiente giusto e riescono a fuggire le occasioni che questa società dà loro. Noi cerchiamo, il nostro obiettivo è questo, se poi ci riusciamo a trovare anche un bravo Bernardeschi, ben venga, ma il nostro successo è nel tenere i ragazzi tutti insieme a giocare a calcio anziché a fare cose sbagliate. Complimenti Presidente. Siamo qui con Michele Fratini, broker dei calciatori, quindi dai, qualche novità per Easy News. Ma innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio l'emittente e anche l'amico Maurizio Sini che è dietro le quinte, sempre alla regia di tutto. Niente, le news quali sono? Le news sono diverse, insomma, ora c'è il mercato onesto, dunque sono nel piano del lavoro, è iniziato da quello dei dilettanti e inizierà quello per i tra 25 giorni, dunque siamo in bollore, qui ci sono tanti direttori, tra i quali Perinetti, Corvino e non solo, insomma, tanti direttori anche di categorie minori come la Lega Pro e... Bella serata come sempre, Maestrelli lo teniamo in vita ricordandolo bene con tanti personaggi e veramente una bellissima atmosfera. È d'accordissimo con il premio per il miglior allenatore? Ma io parlo di me, io ero bambino, mi ricordo questo Eusebio Di Francesco, questo è poi diventato quello di tutti, il grandissimo, era già un grande, io giocavo nei giovanissimi, lui era già in primavera, sono contento per lui perché viene dal sacrificio, viene dalla modestia e il duro lavoro, poi alla fine premia e poi non solo, è riuscito a sfornare in senso buono anche un ottimo giocatore che è il figlio, dunque complimenti Eusebio. Grazie mille, grazie. Grazie a tutti voi, buona serata. Siamo qui anche con Valcareggi, che per me è un immenso piacere tutte le volte, ci siamo visti a Firenze, abbiamo ricordato il suo grande papà. Stasera si premia un grandissimo allenatore, è d'accordo con la premiazione? Come no, Eusebio Di Francesco, che conosco da quando era un giovane giocatore dell'Empoli, era molto amico di Mazzarri, avevano un bellissimo rapporto Mazzarri e Eusebio. Giocatore importante, a volte c'è attinenza fra come uno gioca e come uno allena. Non è frequentissimo, perché non è frequentissimo. Però qua, ecco, il suo saper giocare a calcio, utile, determinato, sempre voto alto in pagella, ecco, l'ha trasmesso nella mestiere nuovo che è l'allenatore, che è tutto un altro film, Allenare e giocare sono due cose diverse, però... Lui è riuscito a trasmettere a se stesso tutto il bello che aveva da calciatore. E ecco perché è un allenatore di successo, che giocava benissimo. Perché il discorso degli allenatori è di comunicare. Però il comunicare a volte non è produttivo perché si deve comunicare cose che poi rimangono e lì è il difficile. Ecco, lui quando parla si sa far ascoltare e quello che dice rimane e quindi poi... lo sviluppano in campo, quindi credo sia un premio che c'è un albo d'oro nobilissimo e lui fa degnamente parte di questo albo d'oro. Io dico sempre che l'allenatore è il dodicesimo uomo in campo, anche se in realtà non gioca, quindi anch'io sono convinta che è un ruolo importante e molto delicato. Stasera abbiamo visto anche Bernardeschi. Ragazzi. Grandissimo ragazzo, voglioso, ha tanta voglia di fare. E questa Fiorentina? Che fa questa Fiorentina? Guarda, ieri ero con mio nipote allo stadio e sono venuto via 10 minuti prima perché avevo... Sai, allo stadio ci conosciamo tutti, no? Sicché uscire con un pareggio, non con il Palermo, sarebbe stato... che si fa, che si fa? Là, per evitare, sono vigliaccamente venuto via... 7 minuti prima sono arrivato a casa e ho visto questa bellissima notizia. Bene, è stata una partita sofferta, Bernardeschi ha giocato non benissimo, ha giocato ma non benissimo. Io il suo rango, io mi aspetto molto di più da lui, lui deve darci molto di più. Ora gioca bene, ma lui giocare bene è troppo poco, deve giocare benissimo perché se lo può permettere, quindi c'ha molto futuro, non credete a quello che dicono perché lui rimarrà a Firenze finché c'è Corvino. Ma ancora non è pronto per le grandi squadre, quindi sarebbe un salto nel vuoto molto pericoloso per lui. Quindi starà a Firenze altri 2 o 3 anni, quanto basta per farsi amare ancora di più e per dare delle prestazioni migliori di quelle che sta dando, perché nessuno di noi è contento di quello che sta facendo. Sta facendo bene, lui deve fare benissimo. Senta, io la ringrazio sempre perché è molto gentile. Grazie. Io non banalizzo, io sono contento ogni volta che mi chiamate, dico il mio pensiero.
mio personalissimo pensiero. Grazie. Grazie a voi. Visto che siamo sotto Natale, le auguro un buon Natale. Che grande, grazie, la ricambio con tutto l'affetto. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Siamo qui stasera all'Hotel La Pace a Montecatini con un grandissimo giocatore, un grandissimo personaggio, Mussi. Lei ha militato? Sono cresciuto nella Massese, poi Parma, Milan e Torino. Che bello stasera rivedere amici, vedere colleghi. Volevamo sapere per Easy News se lei era d'accordo col fattore della premiazione dell'allenatore del Sassuolo. Credo proprio di sì, perché ha dimostrato con i fatti di essere un grande allenatore, nonostante non avesse una grande squadra con grandi nomi, ha comunque conseguito dei successi, dei traguardi importanti nonostante tutto, avesse di fronte squadre blasonate dove potevano spendere grandi soldi, e invece il piccolo Sassuolo si è distinto fra tutte queste, arrivando in una posizione di classifica importante e facendosi valere anche in Europa. Comunque complimenti anche per il suo premio, meritatissimo. E diciamo che queste cose servono un attimino anche per chi realizza dei sogni come lei, diciamo essere completato, no? Perché c'è persone che vanno a guardare quello che una persona realizza nella sua vita, quindi è una cosa molto importante. Certo, questo è il coronamento di un sogno, di una gratificazione di tutto i sacrifici e il lavoro che è stato fatto, è un segno di stima, di un attestato che dimostra che comunque qualcosa di buono hai fatto nel mondo del calcio. I nostri più vivi complimenti, grazie. Grazie mille. Grazie. Salve. Trofeo Maestrelli, Hotel La Pace Montecatini, il figlio questa sera ha l'onore di fare le veci del padre. Che onore poterla conoscere, che bello quello che avete organizzato stasera. Sì, veramente bello, complimenti ad Enzo Banti che ha mantenuto il ricordo in tutti questi anni, perché l'ambiente del calcio è un ambiente che tende a dimenticare molto facilmente. Il fatto che sono passati 40 anni e siamo ancora qui con dei personaggi che comunque hanno dato tanto al calcio e stanno dando tanto, e mantenere vivo il suo ricordo, ed io sono orgoglioso. Infatti io, tutti quelli che ho potuto intervistare con un'età un pochino più adulta hanno parlato molto bene di suo papà, e un ricordo veramente indelebile, quindi questa è una grandissima soddisfazione per chi rimane poi a portare avanti il cognome così importante come quello di suo papà. Sì, lui ha un talento nei rapporti umani. Penso che sia il talento più bello che una persona possa avere. C'è Messi che ha il talento per il calcio, Bolt che ha il talento per l'atletica, lui ha il talento per i rapporti umani. Siamo qui con Andrea Panicucci, allenatore Cascina Calcio. Ma in questo momento è a 3 punti dai playoff, quindi stiamo rispettando quelli che erano un po' gli obiettivi, forse un pochino al di sopra, però ci proviamo, partita dopo partita si guarda di far sempre meglio. Vediamo dove si riesce ad arrivare. Da allenatore a allenatore, stasera è venuto premiato come miglior allenatore l'allenatore del Sassuolo. Lei è d'accordo? Di Francesco è un numero uno, è bravo, le sue squadre giocano bene e poi fa lavorare tanto gli italiani, quindi è importante anche questo, soprattutto perché anche in Italia ci sono giocatori bravi, non importa andare sempre all'estero a prenderli. Che umanità ci vuole per essere un buon allenatore? Io credo che un allenatore bravo si veda proprio da questa cosa, dall'umanità, dal fatto di saper gestire un gruppo considerando tutti, da come riesce a portare avanti un progetto riuscendo a stare in quei parametri che non sono solo dovuti al risultato, ma anche a come riesce proprio a portare avanti tutte le varie situazioni del calcio, che sono tantissime. Quindi l'umanità, come l'umiltà, è fondamentale. E per il bomber Buonamici che cosa ci dice di bello? Buonamici è un giocatore che ha sempre fatto i gol, sempre, e siccome nel calcio i gol li fanno sempre gli stessi, lui ora ha fatto 11 gol in 12 partite. Io gli sto dicendo questo: cerca di allenarti bene, cerca di fare sempre di più, perché secondo me puoi arrivare anche a fare 25 gol quest'anno. E rimanere soprattutto nel Cascina, perché sennò un bomber così poi ce lo portano via. Quello c'è la società, c'è un presidente, c'è un direttore sportivo. Io, se rimane e se io ci sono, Buonamici è un attaccante che voglio sempre con me, perché quando c'hai una punta che fa tanti gol un anno, se hai una bella difesa arrivi parecchio in alto. Senta, facciamoci una promessa a vicenda.
se vincete il campionato. No, fermiamoci subito con la promessa. Buoni amici, diventa capocannoniere, ci invitate come Easy News, si fa una mega festa a Cascina. Qui hai la società davanti a me, quindi credo sia difficile, però... Noi ce la mettiamo tutta, il presidente in primis, siccome bene o male l'abbiamo intervistato prima e quindi gli abbiamo un po' tolto delle promesse, quindi vabbè, se succederà questo verremo a fare una bella festa a Cascina. Ha detto si fa di sicuro. Lo sa che in questi 2 secondi l'ho vista prendere un po' di emozione? Ma io non sono abituato a fare le interviste, sicché... Allora, perché pensavo che l'avevo messa in difficoltà col fatto che doveva vincere il campionato, quindi si sentiva sotto anche pressione. Per quello, anche non per immaginavo. Easy News stasera, l'hotel La Pace di Montecatini, per una serata evento del trofeo Maestrelli. Abbiamo qui il patron di Easy News, Maurizio Zini, il quale lo ringraziamo per averci portato a questa bellissima manifestazione. E giusto una domanda per chiusura. Quante belle persone conosci, quanto è bello poter essere qui, quanto è bello poter vedere che la gente riceve premi per aver lavorato una vita e chi ha lavorato anche tutto un anno, e quindi una grandissima soddisfazione. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori, in primis Tito Stagno, Enzo Banti, ma soprattutto anche Fabrizio Giovannini, anche Antonio Miazzini, che sono veramente lo staff operativo insieme a tante persone di questo importante premio. Sono 35 anni che è stato insignito questo premio, tantissimi personaggi dello sport, del mondo del calcio ogni anno sono qui con noi, e quindi credo che sia veramente una bella soddisfazione partecipare a queste grandi serate e vivere veramente lo sport come deve essere, ovvero in amicizia e soprattutto rispetto altrui. Quindi io e Maurizio salutiamo tutti gli amici di Easy News, al prossimo evento, e quindi grazie a tutti per la serata, buonasera a tutti. Ciao.